La Fiat e i suoi clienti, come riesce la casa automobilistica a trasmettere loro la sensibilizzazione e l'attenzione all'ecosostenibilità anche nel settore dell'auto? Allora, questo è un concetto importante per noi, perché al di là ovviamente di produrre veicoli che sono già sensibilizzati per loro natura, per esempio le vetture a metano che abbiamo qui, cerchiamo di accompagnare i clienti nel corretto utilizzo di queste vetture nel periodo in cui ce l'avranno in possesso. Io mi occupo specificamente di after sales e una delle attività che per esempio in Italia facciamo assieme alla rete dei concessionari sono i cosiddetti green check-up, cioè sono dei check-up gratuiti che offriamo ai clienti periodicamente, nei quali verifichiamo la maggior parte dei parametri che hanno a che fare con le emissioni della vettura, comunque con la sua, diciamo, parte ecologica. Riteniamo che sia estremamente importante che il cliente, dopo aver acquistato una vettura, abbia la possibilità e la coscienza di mantenerne i parametri, soprattutto quelli che hanno a che fare con la CO2, che siano aderenti a quelle delle specifiche del veicolo. Un esempio molto banale, molte persone non sanno magari che un pneumatico non correttamente gonfiato, una candela che non funziona propriamente o un filtro che non funziona propriamente può creare ovviamente una distanza rispetto ai parametri di emissione dell'auto con cui l'auto è stata progettata. Essere ecoattenti quindi conviene? Direi di sì, nel senso che questo è un tema molto complesso, quello dell'ecologia. Bisogna aiutare anche i clienti a capire che cosa significa nella gestione di un bene come l'automobile, nella loro quotidianità. Le faccio un altro esempio che a me è molto caro: molte persone dimenticano di sostituire i filtri aria dell'abitacolo, quindi magari hanno una macchina perfettamente efficiente che emette poche, che ha poche emissioni, e poi magari loro respirano quelle degli altri, per cui c'è bisogno di una grande cultura in questo.